Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 6 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Martedì in altalena. L'altalena c'è quest'oggi, ma solo emotiva, e a spingerla su e giù è come sempre la luna, a tratti aggressiva, a tratti miciona. L'effetto perturbatore si manifesta tra amore e lavoro, nonostante gli sforzi faticate a raccogliere le idee e a tradurle in pratica. La colpevole è una strana agitazione, passate da momenti di pessimismo cosmico, con un panorama economico più nero dell'inferno davanti agli occhi, ad altri di ottimismo ingiustificato, che vuole essere convincente per voi e per i vostri figli, loro sono il futuro, e si meritano un domani migliore. Appagamento dei sentimenti in amore, nella coppia si stabilizza il rapporto e insorge una collaborazione, anche in campo economico, come un'attività, o un commercio. Unione vantaggiosa non solo dal punto di vista sentimentale. Buone prospettive economiche per la coppia. Incontri a sorpresa con ex partner, o persone che potrebbero anche crearci imbarazzo. I single particolarmente potrebbero incontrare persone a loro care con le quali si riannodano i rapporti. Se siete single, oggi, risparmiate ogni sforzo, Venere non vi aiuterà. Se in coppia oggi evitate di incontrarvi con il partner, potrebbe essere una giornata monotona. Conflitti con collaboratori, dipendenti o domestici. Svogliatezza. Favorevoli le relazioni sentimentali, meno buoni i rapporti d'amicizia. Una persona vi sta spiando e studia i vostri movimenti e le vostre mosse, farete bene oggi di fidarvi poco delle persone che non conoscete davvero bene e da tempo. Fate oggi un'opera buona, visitate qualche ammalato, qualche anziano, ascoltate chi vuole confidarsi, chi ha bisogno di un consiglio, chi ha bisogno di sentirsi amato e protetto, chi ha necessità di mettere un piatto caldo a tavola. Se la fortuna oggi vi sorride approfittatene, sotto tutti i punti di vista oggi potrebbe essere davvero un buon giorno per voi, a patto che siate sempre voi stessi. Mettete a tacere il vostro egoismo oggi e pensate più in positivo degli altri, oggi sarete dei veri monelli in tutti i sensi. Beati coloro che riescono a capirvi, il più delle volte non ci riuscite nemmeno voi. Ottimo inizio di mattinata per i nati di martedì e giovedì. Fate n modo da non trovarvi impreparati di fronte ad alcune richieste che vi verranno fatte oggi da qualche amico o conoscenti. Oggi affettivo avrai una sensazione di ambiguità che ti lascerà perplesso e cercherai dei riscontri per verificare la sincerità della tua partner. Incontri fortuiti potrebbero portare una ventata di aria nuova nella vostra vita. Guardatevi intorno. La vostra mente sarà attiva e funzionale, riuscirete ad essere lucidi ed efficaci. Alcune persone saranno incuriosite dal vostro stato d'animo, non è da tutti i giorni vedervi così brillanti e attivi. Questa sarà proprio la giornata dedicata all'amore. Se siete single e state cercando un nuovo amore, andate nei posti dove ci sono molte persone che la pensano come voi. L'accoppiata fortunata di Giove con Nettuno vi consente di organizzare programmi familiari con fantasia e estro creatore, specie se siete nati dal 14 al 20 gennaio. Perché anche voi le feste non dispiacciono. Ti avviso che nei prossimi giorni avremo un cielo un po' più stancante, avrai notato che gli ultimi weekend sono stati piuttosto complessi da affrontare. Sei arrivato al venerdì con una sorta di forte tensione addosso e con la necessità di liberarti di un peso. Sono troppe le problematiche che stai affrontando, o sulle tue spalle sono state caricate eccessive responsabilità. Le giornate scorrono lente o veloci a seconda che vi piaccia o meno quello che state facendo, per questo è molto opinabile il vostro stato d'animo, in quanto non riuscite mai a trovare un equilibrio. Passate dall'eccessiva euforia allo sconforto per il non riuscire a fare una cosa e questo destabilizza molto le persone che vi sono vicino e che vi vorrebbero vedere più realizzati ma anche più sereni. Giornata magica per voi, di solito resistenti alle emozioni. Oggi invece vi lasciate andare a facili entusiasmi nei confronti di una persona per la quale vi siete presi una cotta, dei vostri figli e dei regali per loro, di una festa dove anziché fare da tappezzeria sarete al centro della scena,
La vostra saggezza fa sensazione. Avete un mucchio di cose da raccontare al mondo, peccato che dietro la maschera non lo avevate mai lasciato intendere, quanto oro si sono persi i vostri amici. Amore ed Eros. Chiamatelo pure col suo vero nome, passione. Se la coppia esiste già da tempo, il partner sarà piacevolmente sorpreso dai vostri approcci, testimonial di un coinvolgimento tutt'altro che estinto. In fase di rodaggio, poi, sesso e sentimento si intrecciano 24 ore su 24. Cari Capricorno, vivrete una buona settimana soprattutto durante il fine settimana. Manca ancora un po', è vero. Ma non temente, saranno buone anche le giornate che vanno da martedì a giovedì. Attenzione invece alle giornate di martedì e di mercoledì. Mordetevi la lingua per evitare litigi. La serenità porta il sole anche negli anfratti nascosti dell'animo. Vivete questo giorno a cuor leggero, potete riuscire con poco sforzo. Sogni rivelatori, forieri di intuizioni e messaggi preziosi. Facilitati da occasioni insperate, che si creano fortunosamente, potete pensare a come programmare una fuga d'amore attraverso un piccolo viaggio. La persona che avete accanto vi asseconda, anzi è entusiasta di questa prospettiva e voi seguite questo progetto con gioia. Nella carrellata delle accoppiate tra segni, passiamo in rassegna l'unione tra il Capricorno e l'Ariete, tra la terra invernale e il fuoco estivo. Il rapporto si rivela essere spesso molto passionale, tanto da diventare di bruciante intensità. È spesso il Capricorno, vero figlio di Saturno, a dare un'impostazione razionale alla coppia e, se l'Ariete è del tipo evoluto, lo accetta senza condizioni, apprezzando lo stile misurato, la capacità di mediare e soprattutto l'intelligenza del partner. Non si devono innescare tuttavia meccanismi competitivi, che potrebbero minare il rapporto. Non dimentichiamo che entrambi i segni sono governati dal pianeta Marte, dio della sfida. Lavoro e denaro? È la creatività a guidare le vostre scelte, siete decisi e ambiziosi, ma portate avanti i vostri progetti seguendo piste alternative, mai da soli, in ogni caso, sfatando il mito del Capricorno scalatore solitario, in team oggi rendete il doppio. Fortunati in viaggio per lavoro o per affari, sulle prime il percorso vi apparirà accidentato e maledirete il momento in cui avete accettato l'incarico, ma sulla via di ritorno sarete di tutt'altro avviso, complimentandovi con voi stessa per la vostra paura. Non abbiate paura di prendere decisioni rapide. Se passate il tempo a rimuginare rischiate di perdere tempo prezioso di cui avete bisogno per altri progetti. Le vostre idee sono davvero brillanti. Non c'è motivo per dubitare di voi stessi. Ottenete risultati di tutto rispetto se svolgete una libera professione e vi potete dire soddisfatti di quel che avete fatto. Ottimi riscontri di tipo economico stanno per arrivare. Urano spiana i vostri passi. Benessere. Magnetismo e aria compassata, sotto la roccia il magma terrestre si agita e lavora, proprio come in voi fanno le idee rivoluzionarie, ben dissimulate dietro la facciata perbenista. Non spaventatevi per un paio di lineette di febbre, è la reazione corporea a qualche bacillo influenzale che tenta di farsi strada attraverso la vostra corazza. Naturalmente i più forti siete voi e lo ricacciate indietro senza troppe cerimonie. Ricorda i giorni in cui sei stato buono con te stesso. Includevano cibo fresco e delizioso, esercizio fisico salutare e una sensazione rilassata. Pensa ad aumentare il numero di questi giorni nel prossimo mese. Per lei, finanze già a secco ora, figurarsi dopo le feste. Per non pensarci vi fate una partita a buracco, giocando a caramelle però. Per lui, ripensate con nostalgia ai vostri martedì culturali e agli allenamenti in palestra, ora invece oberati di lavoro sgobbate giorno e sera, per tornare alla normalità un mese intero, se ne riparla dopo la Befana. Colore delle emozioni, oltremare. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 5, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.